Andrea Becchio è uno dei soci di Grande Gross. Perché questo nome? Allora, Grande Gross perché siamo tre soci, diciamo che tutti e tre fisicamente rappresentiamo un po' questo modo di dire, specialmente Luca, che è uno dei tre soci, veramente lui è Grande Gross. E un po' perché Grande Gross era la nostra passione per la birra, che è quello che ci ha tirato più o meno dentro questo progetto, e poi perché cercavamo qualcosa che ci legasse con il nostro territorio. Quindi questo è un po' il motivo per cui questa frase un po' fatta in piemontese, che è Grande Gross Ciule Balos, anche perché siamo un po' così, un po' leggeri comunque. Grande Gross il locale è grande, anche grosso, e quindi richiede un certo impegno, immagino. Esatto, assolutamente. Siamo partiti noi tre soci, diciamo, non per gioco, ma comunque pensando a qualcosa di più piccolo anche. E poi pian piano che sono andati avanti i progetti, in realtà abbiamo deciso per questa location, che è una location storica di Carmagnola. L'abbiamo completamente ristrutturata e poi alla fine è venuto fuori questo locale, che effettivamente è anche lui grande e grosso, e quindi poi racchiude anche un pochettino questa filosofia. Ed è un locale che offre che cosa a chi viene qui? Allora, il nostro locale è basato innanzitutto sulle nostre birre, birre artigianali fatte da noi, e poi due tipologie, diciamo, di cucina. La prima, sempre legata alla nostra grande passione, quindi barbecue americana, carni affumicate e cotte a lunghissimo, anche 24 ore, e poi tutta una parte di griglieria dove facciamo moltissimi hamburger e panini, e poi carni sempre locali cotte alla griglia. Andrea, come mai questi nomi Ciapaciuc, che sono molto curiosi, sono piemontesi, no? Allora, questo qua è un po' il nostro segno distintivo, infatti siamo partiti giocando un po' con questa idea di chiamare tutte le birre con questi, diciamo, insulti bonari in piemontese, che sono un po' gli insulti che i nostri nonni ci davano quando eravamo più piccoli. E ad esempio qua abbiamo le quattro birre che noi facciamo in bottiglia, e sono Fafiuché, Gadam, Badola e Ciapaciuc. E ognuna di queste ha un significato per noi più o meno caro, ma comunque molto divertente. E ad esempio il Fafiuché è una persona che parla molto, dice molte cose, che farà tante cose e poi in realtà non conclude mai niente, quindi abbiamo usato questo nome. E questa strategia, chiamiamola, di studio dei nomi sta pagando, anche penso siano anche apprezzati, no, dai clienti? Assolutamente sì, noi abbiamo cominciato per gioco, poi in realtà specialmente alle fiere in giro per il Piemonte vediamo come la gente spesso si ferma proprio attirata da questi nomi, e facendo delle battute eccetera, e poi in realtà alla fine si crea un legame, si beve una birra e quindi è un buon punto d'incontro, diciamo. Andrea, allora, questo locale però, come dire, è parte di un progetto molto più ampio. Assolutamente sì, anzi, questo locale è un'emanazione di quello che è in realtà il nostro progetto principale, che è la Grande Gross Brewing Company. Quindi noi produciamo le nostre birre artigianali, al momento ci appoggiamo ad altri birrifici che ci danno una mano, quindi produciamo presso impianti di altri. Ma presto, qui proprio attaccato al locale, c'è un capannoncino, che è l'ultima parte di ristrutturazione che dobbiamo fare, e quindi puntiamo ad avere una produzione locale a chilometro zero, ma proprio a metro zero, quindi produrre e spillare nello stesso luogo. Questo è proprio, come dire, la prosecuzione del progetto e la realizzazione del progetto. Esatto, 100%. Sì, anzi, si concluderà completamente quando tutto diventerà azienda agricola, perché in realtà il nostro progetto è quello di arrivare a produrre la nostra birra carmagnola con materie prime carmagnolesi. Ma sbaglio, nel logo c'è anche il luppolo? Sì, nel logo si può vedere qua in basso c'è il luppolino, invece la parte alta del logo rappresenta la vista che noi abbiamo sul Monviso arrivando, esatto, al locale. Quindi arrivando al locale si ha questa vista sul Monviso che abbiamo riportato nel logo. Quindi quel 100% locale, quel chilometro metro zero, scusa, esatto, è effettivo, non esatto, è solo sì, marketing, sì, diciamo. Esatto, questo vuole essere un po' il nostro sogno. E voi avete aperto quando? Noi abbiamo aperto il 16 dicembre 2021, dopo, diciamo, un annetto di lavori di ristrutturazione qui in questo locale, e in realtà siamo già partiti 6 mesi prima in maniera un po' più itinerante, quindi fiere, feste varie, unicamente con la birra. Come sta andando? Sta andando bene, nonostante il periodo in cui comunque ci sono diverse difficoltà, ma siamo super contenti
la città di Carmagnole ha risposto molto bene comunque a questa nuova iniziativa, quindi... Immagino anche che comunque essere apprezzata sia la qualità di quello che proponete, birra e anche altre cose che offrite. Assolutamente sì, infatti al momento la più grande soddisfazione sono i clienti che tornano continuamente, specialmente per le nostre birre, e il fatto che quando una di queste birre ad esempio viene a mancare perché è andata fuori produzione, viene continuamente richiesta, e questo ci fa molto piacere perché vuol dire che comincia anche a esserci un legame proprio con le birre carmagnolesi, per i carmagnolesi.